E questo pomeriggio invece nella sede della Lega Nord di Via Bellerio a Milano si è tenuta la segreteria politica del Carroccio. Nell'occasione abbiamo intervistato il presidente della regione Piemonte, Roberto Cota. Abbiamo preparato l'assemblea federale che si svolgerà domani a Venezia, domani e dopodomani, e quindi abbiamo organizzato le numerose mozioni che sono giunte dal territorio e quindi è stato un lavoro di approfondimento. Come sarà un lavoro importante, ci sarà un lavoro importante nei tavoli domani all'assemblea. L'assemblea federale sarà una grande occasione per mettere a fuoco quelli che sono i punti fondamentali del nostro programma di azione. Di azione sicuramente a livello di governo delle tre regioni del nord, ma anche di azione concreta sul territorio. Quindi sarà molto interessante, vi do appuntamento a sabato e a domenica. Quindi sul territorio, ma anche rispetto a quello che è lo scenario a livello nazionale, si parlerà anche di questo, cioè di come si muoverà la Lega rispetto a questo. Il dato è che Roma non è che funziona un granché, ecco, quindi da Roma, noi a Roma facciamo una battaglia a fronte però di un governo che non fa gli interessi del nostro territorio, e quindi dobbiamo far funzionare la Lega proprio per questo.